Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come cambiare i gimbal dell'X9 Lite. In particolare questi sono i gimbal all sensor che sono montati di serie nella X9 Lite S, ma sono pienamente compatibili anche con l'X9 Lite normale che uso io. Se volete acquistarli vi lascio il link in descrizione. Per iniziare vediamo di capire che differenze ci sono tra gimbal normali e quelli all. I gimbal si distinguono visivamente perché gli all sensor hanno le linee bianche, mentre la versione normale le ha nere. In questo modo possiamo capire immediatamente che versione di gimbal stiamo usando. A livello feeling invece non noto nessuna differenza e ritengo che già i gimbal normali siano ottimi. La forza delle molle e la distanza che percorre lo stick è identica ed occhi chiusi non riusciremo a distinguerli. Quello che cambia veramente tra i gimbal è il meccanismo interno. Mentre i normali registrano i movimenti tramite potenziometro, la versione all ha dei sensori digitali. Questo significa che la versione normale soffre dell'effetto usura e col tempo i gimbal perdono di precisione. Questo comunque non avviene immediatamente e ci potrebbero volere anni prima che il gimbal effettivamente risulti meno preciso. I gimbal all sensor invece, grazie al sensore digitale, non hanno questo problema e mantengono la loro precisione invariata nel tempo. A questo punto possiamo montarli, dopo aver tolto la batteria dalla radio togliamo la cover posteriore e svitiamo queste quattro viti. Iniziamo rimuovendo le schede dei trim perché ci impediscono di svitare questa vite, non c'è bisogno di sfilare i cavi, togliamo solo la scheda e la spostiamo un attimo. A questo punto svitiamo queste quattro viti che bloccano il gimbal alla scocca. Per finire sfiliamo il cavetto che collega il gimbal alla scheda. Ora sistemiamo il gimbal del gas in modo che sia libero di muoversi partendo dal basso. Individuiamo questa vite e la mandiamo tutta giù. Ora il gimbal è libero di muoversi, ma il suo movimento è troppo molle. Per renderlo più fluido abbassiamo una di queste due alette in metallo. La prima ci darà un movimento a scatti, la seconda un movimento più liscio. Possiamo decidere di mandarla tutta giù o solo in parte, a seconda della resistenza che vogliamo ottenere. A questo punto posizioniamo entrambi i gimbal e rimettiamo le otto viti. Ricordiamoci che le alette dei gimbal vanno verso l'interno. Adesso fissiamo di nuovo le schede di trim. Per finire colleghiamo i cavi. Abbiamo finito, possiamo rimettere il coperchio. Prima di utilizzare la radio è necessario calibrare i gimbal. Teniamo premuto a lungo il tasto menu e andiamo a pagina 6. Clicchiamo calibrazione, poi enter e centriamo gli stick. Premiamo ancora enter e ruotiamo gli stick. Ruotiamo anche il potenziometro e premiamo Enter. Perfetto, la radio è calibrata. Abbiamo finito, i gimbal all sensor sono montati e pronti all'uso. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.